Buongiorno a tutti, buongiorno o buonasera in base a quando vedete il video, ovviamente, benvenuti in un nuovo video. Questo è un video haul misto. Stranamente riesco a registrare, diciamo, di giorno in piena luce, anche se purtroppo dopo 10 giorni di sole e di primavera, diciamo che oggi il tempo non è malaccio, però c'è del vento e tra l'altro ci sono pure un po' di nuvole, però vabbè. Quindi comunque la luce non è al massimo, però ecco, penso di essere abbastanza illuminata. Scusate se alle spalle avrò un po' di casino, ma ovviamente la mia stanza è sempre un porto. Allora, vi faccio vedere questo haul misto. Come prima cosa vi faccio vedere le cose che ho preso da VS, partendo comunque dalle cose sportive, diciamo. Come vedete, questo è il sacchettone. Come primo capo ho preso questo. È una felpa praticamente. Ora non so cosa riusciate praticamente a vedere. Ok, qui troviamo questa felpa. Non so se appunto ripetiamo per la stessa decima volta. Questa ha il cappuccio, nel cappuccio appunto queste righe e le troviamo anche sul lato. Ed è praticamente più corta sul davanti, più lunga dietro. Quindi sì, questo è il davanti, come vedete. Diciamo che si può anche vedere sul fianco questo spacco. Quindi comunque più corto davanti, più lungo dietro. Grigia con queste righe, praticamente era scontata. E veniva, appunto, come potete vedere, solo 7 euro. E la taglia è quella per bambini. Sì, un 13-14 anni praticamente. Però appunto l'ho provata, mi stava perché ovviamente sono bassa, sono alta tipo 1,20 m e quindi diciamo che mi andava più che bene. E ho preso solo questo perché in realtà ero nella sezione abbigliamento sportivo perché ora mi sto un po' fissando, visto che comunque consumo molte cose, vado spesso in palestra, mi sto un po' fissando sinceramente. Almeno sono cose che sfrutto. Poi al mercato invece l'altro giorno ho comprato questo reggiseno sportivo che come vedete è di questo grigio e verde giallo fosforescente più che verde. Dietro è fatto appunto così. Non so se riuscite a vedere. La marca si chiama O1. Non so che cosa, che marca sia. Comunque è costato solamente 3 euro praticamente al mercato. L'ho voluto prendere. Non ne ho presi altri nonostante il prezzo buono perché volevo appunto provarlo. Anzi, probabilmente lo proverò oggi. Poi, un altro pezzo è questo completo, con canotta e pantalone, sempre per la palestra, appunto sono un paio di leggings sportivi e una canotta. In realtà l'immagine è così, però il colore in realtà è verde. E questo non ve lo mostro aperto, perché sinceramente aprirlo oggi un po' mi scoccia. Mi sa che lo metterò a lavare e poi appunto magari farò qualche foto, insomma. Vediamo se riesco. Questo è il sacchetto del mercato. Bene, concludiamo con l'abbigliamento sportivo e vi faccio vedere appunto queste scarpe. Sono delle scarpe della Adidas, come vedete c'è il bollino perché erano scontate al 30%. Allora, intanto sono andata ad OVS, sotto l'OVS, insomma, che si trova in zona da me, c'è Pittarosso, appunto il negozio di scarpe. Devo dire che è molto conveniente secondo me, soprattutto se dovete comprare più scarpe perché fanno il 3x2 e mi pare che la terza scarpa, quella che costa di meno ovviamente, la pagate solamente 1 euro e il resto lo pagate, però ci sono dei prezzi molto diciamo accessibili e vari e poi comunque ci sono anche dei sconti e questo 3x2 vale forse esclusivamente sulle scarpe scontate, quindi comunque è un affare diciamo. Io ovviamente avevo solo queste scarpe da prendere, insomma mi seccava prendere più scarpe, però se dovete anche insieme a un'altra persona prendere più scarpe, approfittatene. Credo che ci sia tuttora. Queste sono le scarpe. Appunto la suola è così. Qui c'è la suoletta, insomma. No, la suoletta, la linguetta, diciamo. I lacci sono così, appunto neri. E poi troviamo queste tre strisce. La piattaforma appunto sotto è bianca, sopra tutto nero, con laccetti nero e le strisce questo giallo fosforescente che danno un tocco di colore. E la taglia appunto, vabbè, non credo che vi possa servire, comunque è un 37 e mezzo.
Nulla. Secondo me sono veramente, veramente carine. E probabilmente le userò pure queste oggi. Così le vado a provare. E questo è quanto. Fatemi sapere se vi piacciono. Ah, la cosa più importante è il prezzo. Queste a prezzo intero risultavano 39,99, quindi praticamente 40 euro. Con il 30% le ho pagate 28 euro, quindi un paio di scarpe della Adidas, insomma, a 28 euro. Mi sembra un affare, quindi se avete un pittarosso vi consiglio di dare un occhio. Poi sono andata da, vabbè, sono andata sempre da OVS, Bazzicavo, e ho preso due cosine di make-up, proprio essenziali, diciamo. Ho preso questa cipria, Lolabout Matte, ed è appunto fatta così. Dentro praticamente spolvera, quindi non ve la piego più di tanto. Comunque è quella bianca, trasparente, matte, che si trova, io mi trovo sempre bene. Siccome comunque quando la mattina faccio di fretta, ve lo dicevo nell'altro video, prendere quella in polvere libera diciamo che un po' mi scoccia, perché faccio diciamo un casino. Quindi quella in polvere libera le uso di più per una serata, per un evento, per quando ho più tempo comunque da dedicare al trucco. Mentre quando esco velocemente, insomma, voglio prendere quella compatta, prendo un pennello e direttamente fisso tutto. Poi ho preso questo eye primer della linea sempre You Better Work, sarebbe Gym Proof, quindi dovrebbe essere resistente anche appunto alla ginnastica. Vediamo la consistenza. La sto vedendo per la prima volta con voi. Questa è appunto la consistenza. È diciamo un po' strana, sì. Oddio. Speriamo che mi trovi bene. È inodore, se vi può interessare. Comunque è leggermente colorata. Colorata però non è chissà quanto coprente. Ecco, secondo me non va a coprire più di tanto. Sembra quel tono un po' beigiolino. È una base per ombretti praticamente. Serve a fare durare di più l'ombretto, non fare entrare, diciamo, tutto l'ombretto nelle pieghe. Insomma, io ho una palpebra abbastanza problematica, quindi non lo userò per la Gym Prof, perché di solito non mi trucco più di tanto per andare in palestra, cioè non uso ombretti soprattutto, però appunto mi servirà, mi tornerà utile per quando magari sto tutto il giorno fuori, oppure per quando ho un evento. Insomma, speriamo che resista comunque. Quindi questo è quello che ho preso di make-up, giusto proprio due cose. E il primer, occhio, solo quello di Urban Decay, piccolo, però vedo che sta dando segni di cedimento, quindi penso proprio che sia un po' quasi terminato, un po' secchino. Come ultima cosa, ho fatto la mia capatina da Kiko, perché avevo un buono di 10 euro su una spesa di 20 minimo, e insomma era secondo me un'ottima, un'ottima cosa. Allora, come prima cosa ho voluto prendere questa spazzolina. Non so se aprirvela, forse è meglio di no. Appunto, molto ma molto carina. È una semplice praticamente protezione, cioè protezione, vabbè, ciao. È una semplice spazzolina che userò per pulire il viso, perché non ho i vari Foreo, insomma, tutti questi apparecchi, e non avevo mai comprato neanche una spazzolina, ma solo qualche spugnetta, insomma, qualcosa esfoliante. Siccome appunto ne ho sentito parlare bene anche di questa di Kiko, in più ho sentito parlare molto dell'idea che cambia veramente la pelle, la pulizia con una spazzolina, e quindi ho voluto provarla. Ora devo acquistare anche un gel. Comunque al momento non la uso perché ho questa, diciamo, verruchetta che mi è stata bruciata, mi deve cadere. Sto evitando anche il trucco stesso, non lo passo qui, non metto fondotinta, sto evitando di usare qualsiasi cosa, quindi ovviamente in questo momento non la vado ad utilizzare perché non la potrei testare bene, ma tipo tra una settimana, diciamo, quando mi passerà un po' tutto, l'andrò a provare. Poi un altro pezzo, questo neanche ve lo faccio vedere perché è semplicemente l'Invisible, è la matita contornalabbra che non fa praticamente sbavare i vari rossetti, eccetera. Mi serve soprattutto per i rossetti cremosi oppure per i rossetti comunque in stick in generale, perché spesso appunto non avendo il bordo delle labbra regolarissimo in alcuni tratti, diciamo che mi capita di andarla a sbavare, e poi quando lo correggo, diciamo con un cotton fioc, con un dischetto, con qualsiasi cosa, praticamente
combino spesso dei disastri e quindi mi hanno consigliato di utilizzare questa matita invisibile. Vi farò sapere, sperando che appunto non sborda. Comunque sono stata brava, non ho speso molto. Poi che cosa abbiamo? Cioè, manco me lo ricordo. Ah, la Unlimited Double Touch numero 104. Questo video durerà un'ora. Comunque la tonalità numero 104. Troviamo il gloss e il rossetto. Non l'ho mai aperto praticamente, quindi Immacolate. Comunque questo colore era consigliato per la mia stagione. Armocromatica. L'autunno. E si chiama, se non mi sbaglio, Sangria. Comunque numero 104. E questo è il colore. Vabbè, il gloss neanche ve lo swatcho, neanche per sporcarlo già da subito. Comunque sembra veramente promettere bene. Io questi li ho già provati in altre colorazioni e non mi sono dispiaciuti. Poi, ecco, non sapevo cosa prendere. Ho deciso di prendere queste salviette opacizzanti per il viso. Qui c'è scritto che sono 100 pezzi e costavano sulle tipo 3 euro e qualcosa, forse anche esse in saldo. Però insomma per 3 euro e qualcosa li ho volute prendere. Non sapevo più cosa prendere perché dovevo raggiungere appunto le 20 euro. E tutti i prodotti erano scontati, quindi avevano dei prezzi molto ottimi. Poi ultimo pezzo, ma non per importanza, come si direbbe. E questo rossetto intanto è della linea Matte. Ed è il numero 316, come potete vedere. Cioè sarebbero praticamente quelli super matte. Ora, siccome sono l'unica persona, penso, sulla faccia della terra, perché non esci? Perché io l'ho chiuso male, perché sono una cretina, ragazzi. Va bene, lo sto andando a rompere, tanto andrò a buttare ora che ve li ho mostrati tutti i cosini. Questo è il pack, appunto si svita così. E questo è appunto lo stick. Questo era un altro colore consigliato sempre per la mia stagione, quindi sono voluta rimanere in tema per appunto poter, ecco il colore ed ecco dallo stick il colorino. Sembra molto ma molto interessante. Questo rimane abbastanza nude. Numero 316, se non mi sbaglio, si chiamava Rose Vintage, Rose qualcosa, sì. E adesso lo possiamo spacchettare. Insomma, questo è tutto. Il sacchetto è praticamente vuoto. Io in poche parole devo dire, allora, era 23,11. Sono arrivata a 23,11, ho pagato tutta questa roba alla fine 13 euro, quindi diciamo che non mi sembra male come bottino. Vi farò sicuramente sapere come mi trovo e detto questo io vi ho tenuto anche abbastanza, vi saluto e vi auguro una buona giornata, buona serata. E vi ringrazio di avermi appunto guardato e se vi va appunto vi dico come sempre iscrivetevi o lasciatevi un like e appunto se vi va commentate che a me fa sempre piacere. Bacio. Ciao.